presidente della Prolocomunità Pratosoana. Sono qui questa sera ospite degli amici della Proloco di Rombo, questa bellissima iniziativa dell'Arco di Don Bosco, e abbiamo voluto approfittare per presentare il nuovo logo della Valle Soana, che è il risultato del concorso grafico generale della Valle Soana. Questo tipo di iniziativa è stata promossa e finanziata totalmente da tutte le Proloco presenti qui in Valle, quindi dalla Proloco di Ingria, Proloco di Ronco, Proloco di Val Prato Soana, l'associazione con Noè Campiglia, con i rispettivi ricercatori comuni, e patrocinata dal Parco Nazionale Gran Paradiso e dall'associazione FEPI. Lo scopo iniziale è sicuramente quello di far conoscere la Valle Soana non soltanto nei territori limitrofi del Canavese, ma bensì che si possa anche espandere, cioè che possa essere conosciuta, io spero almeno, non in Italia, perché sarebbe una cosa anche abbastanza esigente, però almeno che almeno nel nord Italia possa essere conosciuta, almeno che possano le persone amanti della montagna conoscere questo bellissimo territorio. Il bando è iniziato a marzo dell'anno scorso, sono arrivati ben a luglio dello stesso anno, quindi nel 2011, sono arrivate ben 81 proposte. Sicuramente le Proloco sono state molto soddisfatte da questo risultato, cioè nessuno si aspettava 81 proposte. Lo è stato meno contento logicamente la giuria. La giuria si è trovata un attimino in difficoltà, più che altro per valutare gli 81 loghi. Quindi siamo arrivati a definire i primi tre loghi l'11 settembre, che c'è stata la votazione conclusiva. Niente, adesso invito, prima di passare nella parte un attimino più tecnica per come diffondere il logo, invito le nostre ragazze di scoprire il logo, di fare un applauso per tutto il risultato ottenuto, quindi scopritelo pure, così almeno la gente può conoscere il logo che rappresenterà la Valle nel futuro. Ecco, io volevo ancora dire due parole prima di lasciare, anzi, parliamo un attimino più della parte tecnica, nel senso come il logo verrà diffuso nel prossimo futuro. L'idea è sicuramente che tutte le Proloco della Valle si faranno carico del merchandising ufficiale, quindi si parla di magliette, cappellini, eccetera eccetera, cioè quello che verrà proposto logicamente, visto che le Proloco, come già detto, si fanno carico del merchandising ufficiale, ma allo stesso tempo i commercianti potranno partecipare alla diffusione di questo logo creando dei propri souvenir. Quindi commerciante della Valle può realizzare la propria borsa con la propria ragione sociale, allo stesso tempo potrà applicare il logo della Valle Soana. E niente, spero che questa iniziativa sia veramente un principio fruitore per poter diffondere il nome della Valle Soana e far conoscere veramente questi territori magnifici. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti, a nome del Comune di Ingria sono contento di essere qui questa sera e di questa iniziativa, è veramente molto importante. Questa sera siamo qui davanti a quello che è il logo che rappresenta le nostre terre. Ringrazio anch'io, come già stato detto prima, tutti quelli che hanno realizzato, che si sono dati da fare al fine di poter così concretizzare questa iniziativa. Un logo che è molto importante perché rappresenta le nostre montagne, rappresenta i comuni, ma soprattutto rappresenta la gente della Valle Soana. Credo che sia davvero un modo, soprattutto in questo periodo in cui insomma i piccoli comuni, le piccole realtà vengono meno, di far sapere che noi ci siamo. E questo è molto importante. Credo che al di là ancora dell'aspetto turistico di marketing, che è fondamentale, assolutamente anch'io condivido quello che si è detto un attimo fa, che può essere così il modo per farci conoscere, far venire gente a conoscere le nostre meraviglie, ma soprattutto per far sapere che noi ci siamo, vogliamo esserci e continuare ad esserci. Ringrazio tutti, ovviamente, vabbè, un grazie di cuore, ma faccio un nome per tutti, che è quello di Marco, ovviamente essendo assessore Ingria ho stretto contatto con lui, sicuramente Francesco, Chiara, Diego, tutti quanti, è stata una bellissima iniziativa, anch'io sono rimasto sorpreso, a dire la verità, da quanta affluenza, quindi vedete una cosa sentite, questo è bellissimo, no?
non è stato, sì, molte volte ci sono dei progetti belli, ma purtroppo non riescono a trovare questo sbocco, questa finalità di cui avrebbero bisogno. Questo invece è andato bene, tutte le associazioni hanno partecipato in maniera proficua, quindi insomma ottimo risultato, complimenti ancora, non mi dilungo ovviamente, insomma non abbiamo così una strada di dibattito. Vi saluto e spero che la stessa volontà con cui si è portato avanti questo progetto possa esserci negli anni, nei tempi a venire, per noi, per la Valle Soana e per la gente delle nostre terre. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a Igor. Allora, alcune considerazioni su questa iniziativa. Innanzitutto, come avevo già detto, forse le prologo, le tre prologo e l'associazione della Valle hanno dimostrato di essere più mature di quello che si potesse pensare, sono più avanti, nel senso che hanno iniziato a ragionare nell'unico modo in cui si può ragionare pensando a un futuro della Valle Soana, cioè quello parlare di Valle Soana, perché purtroppo, ne avete preso notizie anche dai giornali, da tutti, ma in un momento come questo è già difficile difendere l'identità di una valle intera. Se dopo andiamo o pensiamo di poter andare avanti singolarmente per i singoli comuni, sicuramente non abbiamo molta strada da fare. Quindi il primo concetto importante è quello di parlare di Valle Soana, e questo è sicuramente una nota molto positiva, una nota molto positiva che deve essere sicuramente, bisogna cercare di diffondere fra tutti. Allora, cosa si potrebbe fare per diffondere questo logo della Valle Soana? Innanzitutto, beh, i commercianti, io proporrei di fare delle targhette che tutti i commercianti possono mettere fuori dal locale con l'indicazione Valle Soana, con il logo stilizzato, e naturalmente potranno utilizzarlo per i loro prodotti. L'altra cosa che io propongo al sindaco di Ingria, e il sindaco di Valvano si scusa ma è dovuto andare via e questa sera e quindi non può essere qua, ma mi ha chiesto di portare saluto e poi so che c'è Gea che lo rappresenta, quindi se dopo vuole venire qua a portare saluto del comune di Valvano, penso che sia lui la persona più autorevole. Dicevo, quello che proporrò ai due sindaci è quello di far proprio questo logo mettendo sulla carta intestata del comune. Questo è il massimo di riconoscimento che si può fare di un logo. È un passo importante e cade questo passo in un momento ancora più importante, in un momento in cui è quanto mai fondamentale quello che dicevi tu, far capire che ci siamo. E questo dobbiamo farlo capire che ci siamo, dobbiamo farlo capire innanzitutto alla regione Piemonte. Cioè, si sta cercando di far passare che il male dell'Italia sono i piccoli comuni. Allora, questa è una vergogna che non sta né in cielo né in terra, perché tutti i nostri piccoli comuni, tutti, io ne conosco bene almeno 11 come comunità montana, e quando dico piccoli intendo anche Ponte e Locana, che sono quelli più grossi nel nostro panorama, sono tutti comuni virtuosi, cioè tutti comuni che non hanno debiti, che non spendono soldi che non hanno, spendono quello che hanno, che non hanno fatto come ha fatto Torino, Milano, Roma, Napoli, Catania, centinaia di milioni di euro di debiti fuori bilancio che dopo devono essere ripianati, come è successo nel caso di Catania, dal governo, 220 milioni di euro per chiudere il bilancio. Questo è il male dell'Italia. Questi sono i comuni che devono andare a colpire. Ma il pensare che togliere i nostri piccoli comuni riducendo i servizi alla popolazione, che questo non lo si dice ma è una conseguenza, perché nel momento in cui si toglie il comune cade tutto a ruota, perché dopo non pensate che si possano mantenere come nel caso della Valle Soana le poste, la banca, la caserma, cioè questi sono tutti i servizi che, tolto il primo tassello che è fondamentale, che è il comune, tutto il resto a ruota cade. Allora, io non penso che i nostri comuni debbano sentirsi, e qua parlo non solo per i tre comuni della Valle Soana, parlo per gli 11 comuni della comunità montana, non si sentono dei parassiti dello Stato italiano. Si sentono una di quelle parti buone, di quelle parti virtuose, che addirittura quando devono spendere 50 euro devono avere l'autorizzazione per spendere 50 euro. E poi non si capisce come altri comuni
possano fare delle spese pazze sia in termini di personale che in termini di gestione, e poi c'è sempre qualcuno che paga. Qualcuno paga, alla fine qualcuno deve pagare, non è che si possa. Ma quindi scusatemi lo sfogo, ma è troppo attuale questo argomento in questi giorni in cui siamo tutti un po' tacciati di essere il male dell'Italia, perché qui sembra che togliendo gli 11 comuni della comunità montana abbiamo risolto i problemi della regione Piemonte. Ma cosa? Ma cosa stiamo dicendo? Costa meno la comunità montana intera di una circoscrizione di Torino, un quartiere. Quindi rendetevi conto cos'è che si vuole far passare. Chiusa questa parentesi volevo dire, naturalmente penso che tutti coloro che amano la Valle Soana e tutti quelli che siamo qua, penso che tutti amiamo profondamente la Valle Soana, fin da adesso non avremo più in mente magari il logo del nostro comune, ma io mi immedesimo già da subito in un logo Valle Soana, perché noi dobbiamo sentirci valsuanini tutti assieme ed essere orgogliosi, seppur pochi, ma essere comunque tenaci ed essere, venderemo cara la pelle, facciamo così, abbiamo proprio bisogno dell'aiuto di tutti per vendere cara la pelle. Quindi è un invito anche quando ci sarà il momento di combattere in senso buono, la popolazione dovrà essere presente. Grazie a tutti e buona serata. Volevo chiedere ancora ad Adriano Gea, che è il vicepresidente del Parco Nazionale Gran Paladino, se vuole dire due parole, e poi successivamente il vicepresidente della Proloco di Ronco. Grazie. Beh, questo è un chiaro esempio che se si collabora, se si inizia a parlare la vicenda, possono uscire delle belle cose, dei bei fatti. Penso che questo sia un ottimo risultato ed è una cosa che penso che qualche anno fa non è neanche lontanamente immaginabile realizzare. Un logo che rappresenti la valle secondo me è fondamentale, soprattutto per vendere la nostra immagine, il nostro prodotto che è quello della Val Soana, nel confronto di tutti i clienti, no? Che sono poi i nostri turisti. E inviterei non solo le Proloco, i comuni, già delle piccole cose, come giustamente diceva Danilo sulla carta intestata, ma anche i commercianti, magari non so, se sì, visto che un po' di tempo fa si parlava di fare delle borse in maniera unita tutti assieme, di mettere questo, sulle borse questo logo della Valle Soana, e vabbè, io sono un po' di parte, ma proporrei anche di mettere di fianco il logo del parco, visto che comunque bene o male è un simbolo che piace o non piaccia, cattura l'attenzione dei turisti e che contraddistingue la nostra valle da tutte le valli del Piemonte. Ancora complimenti per tutto il vostro impegno. Grazie. Buonasera a tutti quanti, voglio ringraziare per la vostra presenza. Sono contentissimo per questo nuovo sito che è uscito, bellissimo, mi piace moltissimo. Io sono il vicepresidente della Proloco di Ronco, porgo anche i saluti dal presidente che purtroppo per le strade che ci sono non è riuscito ad intervenire. Vi ringrazio tantissimo e speriamo che questo logo vada molto avanti, di vederlo molto spesso su tante cose. Anche noi come Proloco vorremmo metterlo sulla nostra maglietta, che abbiamo intenzione di fare. Ringrazio tutti quanti, buonasera. A tutti. Io volevo dire solo due parole sul logo, perché si è parlato di come è nato, tutto quanto. Allora, come mai alla fine anche la giuria, a furia di discussioni, è arrivata a questa conclusione, che poi è stata la stessa della, chiamiamo, giuria popolare? Ecco, secondo me la Valle Soana è un luogo geografico, chiaramente, ma non è solo un luogo geografico, è un luogo dell'anima, perché il logo deve rappresentare questo. La Valle Soana è una valle di montagna, ma come in questo schizzo è una cosa semplice, sembra una cosa semplice, in effetti non è una cosa semplice, perché è una montagna di emozioni. Quindi è una cosa che deve suscitare in ognuno un'emozione, e penso che la Valle Soana sia una delle valli più adatte a suscitare delle emozioni nell'animo di tutti.
Emozione che può essere una bella ragazza vestita in costume, emozione può essere una pittura su un murale, un'emozione può essere una poesia in dialetto. Cioè la Valle Soana è ricchissima di emozioni, quindi secondo me un luogo geografico, ma soprattutto un luogo dell'anima.